Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, siamo tornati con una nuova puntata di Wannabia Pro. Anche oggi andremo a parlare dell'allenamento di forza in palestra. Infatti, come possiamo già vedere, siamo partiti subito a lavorare sempre sulle gambe, allenamento visto anche la volta scorsa, ma questa volta andremo a vedere dei gruppi muscolari differenti. Oggi lavoriamo sempre sul quadricipite, perché comunque è una muscolatura abbastanza cardine per quanto riguarda gli arti inferiori, ma andremo a vedere anche esercitazioni per quanto riguardano il bicipite femorale, ovvero la parte posteriore della coscia, e i glutei. Ringraziamo anche questa volta Alex Frustaci che ci ha messo a disposizione la sua palestra Bulls Workout di Milano e ci ha consigliato quali esercizi svolgere per prepararsi al meglio per le gare. Primo esercizio che abbiamo mostrato è un affondo frontale senza carico. Svolgiamo bene l'affondo senza mai superare col ginocchio anteriore la punta del piede. E lo svolgiamo in maniera dinamica. Dopodiché, chiaramente, troviamo l'affondo con l'utilizzo del kettlebell, anche in questo caso 16 kg, per poi concentrarci su una posizione isometrica e uno spostamento di mano in mano del kettlebell. Sì, allora intanto per isometria si intende mantenere la posizione per ovviamente un tot di tempo, in questo caso un tot di secondi. Subito dopo trasformiamo l'esercizio con l'utilizzo della palla. Ci spostiamo poi a un esercizio di instabilità con un tubo posizionato sotto i nostri piedi. Alex mi dà una palla facile, normalmente facile, ma che con l'utilizzo del tubo diventa davvero difficile tenere sia la palla che la posizione. Altra componente di lavoro importante, appunto, che abbiamo visto negli esercizi precedenti, sia con la kettlebell che con il tubo sotto i piedi, è lavorare sulla capacità di equilibrio, caratteristica molto importante da allenare per un portiere. Passiamo poi a un lavoro, diciamo, spostamento laterale, quindi con due passi o tre passi posizioniamo il nostro corpo in una posizione di squat, utilizzando sempre questo tubo come resistenza. Esattamente. Poi passiamo allo slideboard, uno strumento nato in America che permette di utilizzare il corpo sia in maniera concentrica che eccentrica, stabilizzando il core, allenando comunque i flessori dell'anca, il grande gluteo. Tutti gli arti inferiori lavorano davvero in modo sincrono e lavorano ottimamente. Adduttori e abduttori infatti compiono la funzione di flessione, estensione e stabilizzazione durante tutto il movimento. Anche qua possiamo vedere come in tutte le esercitazioni proposte ci sia sempre una propedeutica per quello che è poi il ruolo effettivo del portiere. Possiamo vedere dei passi, degli spostamenti, tutti quei degli sbilanciamenti anche. E come dicevo prima, tutte quelle movenze che poi si verificano negli allenamenti e nelle situazioni di gara. Passiamo quindi poi a riscaldare il femorale, il gluteo, prima di tutto senza peso, dopo utilizzando il kettlebell e dopo ancora incrementando la difficoltà dell'esercizio. Vediamo appunto qui come su una gamba sola con il kettlebell da 16 kg dobbiamo sbilanciare il nostro corpo in avanti, sollevando comunque la gamba posteriore, per incrementare la forza di tutto il compartimento della gamba anteriore, ma comunque anche rinforzare il gluteo della gamba posteriore. E anche qua possiamo vedere come si va a lavorare comunque sulla capacità di equilibrio. Quello è fondamentale per il portiere. Ci spostiamo così per terra, utilizziamo una palla per destabilizzare ancora il nostro corpo e solleviamo i glutei da terra. Questo è un esercizio molto importante e molto difficile, proprio per tutto il bicipite femorale, il gluteo, la stabilizzazione del core. Partiamo con palla ferma e poi la muoviamo.
creiamo ancora più instabilità. Più le gambe si allontanano dal tronco, più chiaramente il bicipite femorale deve contrarsi e lavorare. Aspetto fondamentale, ragazzi, assolutamente da non sottovalutare, è il controllare la respirazione in tutte le esercitazioni che si vanno a svolgere. Per qualsiasi gruppo muscolare si vada a lavorare, bisogna sempre controllare molto bene la respirazione, mai svolgere le esercitazioni in apnea, ma sempre tenere una respirazione continua e costante. Vediamo gli ultimi due esercizi, con una gamba sola sulla palla, con una gamba sollevata, e grazie allo slideboard tenere gluteo sollevato, ginocchio ben flesso e scivolare con una gamba alla volta, tornando chiaramente sempre in posizione. Lo slideboard, col suo materiale specifico, permette di scivolare appunto e fare un esercizio completo. Ragazzi, la puntata di oggi è terminata. Cosa ne pensate? Se vi è piaciuta, ditecelo qui sotto. Ciao ciao, alla prossima!